Sì, lo so ragazzi, questo video sarebbe dovuto uscire settimana scorsa, ma ci credete se vi dico che sono stato 12 giorni in vari posti dove sarebbe stato letteralmente impossibile caricarlo? A un certo punto ho detto vabbè, lo monto quando torno in Italia. Spoiler del prossimo viaggio alla fine di questo video. Nel frattempo però godiamoci la seconda parte del mio viaggio on the road con la furgo fino a Trani e ritorno. Quindi adesso un po' di Puglia, soprattutto di cibo pugliese, spero tanto che vi piaccia, a dopo, buona visione. Stamattina ci siamo svegliati e abbiamo notato che per terra c'erano un po' di cartacce. Ho detto, ma che casino abbiamo lasciato? E in realtà sono stati i gatti che hanno razziato tutto il pesce crudo avanzato nel bidone. Oh! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Bentornati in Puglia. Ci troviamo a Trani, nel trullo che abbiamo preso per la nostra fantastica riunione aziendale. Sapete che io 2 o 3 volte all'anno devo per lavoro scendere qui a Trani, perché la sede di Sivola è qua. Il problema è che le nostre riunioni comportano troppo cibo. Sapete com'è l'ospitalità del sud, no? Ecco, quando scendiamo i nostri soci di qua iniziano a rimpilzarci. Raga, avete apprezzato il vino cotto, devo dire. E adesso è già arrivato il momento dello spuntino di metà mattina. Frittura ci interessa? Oddio, la focaccia con la mortadella, la stracciatella e il pistacchio. Ah ragazzi, assaggio per voi, quando torno al nord, bici tutti i giorni. Mi viene da piangere. Ciao buona. Andiamo a prendere il pranzo, dai. Ciao Felix. Ci siamo spostati verso Trani City per andare in pescheria a prendere la strage di pesce per il pranzo. E penso proprio dovremmo farci dare una mano dal personale per portare tutta quella roba nella furgo. Ma non avremmo esagerato un pochino? Allora, cioè, questi quanti vassoi di pesce crudo sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non so cosa ci sia qua sopra. Qui non sto neanche a contare. 2 vassoi di ricci di mare. E qua dentro penso che ci sia il fritto misto. Dobbiamo andare dal furtivendolo a prendere altri. Vai te, zio. No, boh. Non lo so, è qua vicino? È vicino, è quasi in no? Dai, arrivo. Grazie. Devo dargli una pulita a sto van. Pane preso, limoni presi, focaccia barese. Si torna alla base. Si smangiucchia? È una strage quella che abbiamo fatto con tutto sto pesce. Raga, ma che location spettacolare, in piena Puglia, sole, trullo dietro di me, il mare. Grazie che mi fate compagnia durante questo pranzo, mi sono un attimino isolato dagli altri perché di là c'è abbastanza casino. Quando facciamo le nostre riunioni Sivola, sì, scegliamo delle location da paura, però siamo anche abbastanza uga uga. Comunque ho preparato un piattino con un po' di delizie pugliesi che saranno le protagoniste del nostro pranzo, vi faccio vedere un po' di cose. Questi che vedete sono gli allievi e si mangiano così, crudi, saranno abbastanza di mare. C'hanno tanto di mare. Sono veramente spettacolari. Immagino che a un certo punto verrò assalito dai gatti. Questo è polpo ed è tanto buono. Devo ricordarmi di comprare l'olio buono per quando tornerò al nord. Ok, perfetto. Ma a me non fanno impazzire. Lo so, per quello che ti sto chiedendo di mangiare con me. Sono tornato qui perché mi mancava ste e tutti dite che siamo una bella coppia. Cin cin, zio. No, io non lo voglio mangiare. No, non è così buono. Non ti piace? Perché ti riempie la bocca di mare. Sa di porto. Dai, ma tu ti sei mangiato pure sta roba. Poi abbiamo una bella fettazza di salmone. Tu vuoi per il pane? Vado a prendere il pane. Oltre al pane mi hanno dato le tagliatelle, che io ragazzi adoro. Raga, le tagliatelle cosa sono? Seppioline? Questo è il mare. Ah, che bello venire in Puglia, raga. Perché anche se scendo per lavoro, poi quando arrivo è come essere in vacanza. Il Manchester va sempre all'imbarcata. Cioè, proprio, madonna. Il problema è che ieri avevano. Sono stati scontrati come gamberi scampi. No, alla pescheria. Guarda un po'. Ma invece, cosa mi dite dei ricci di mare? Li mangiate? Vi piacciono? Io non vedevo l'ora di assaggiarli questi. Tanta roba. Si sposa bene, temperatura perfetta. Gambero rosso. Sto un po' esplodendo. Svuotato l'Adriatico. Svuotato l'Adriatico. Sto morendo. Bel titolo. Quella mi piace.
Ragazzi, datemi un minuto per parlarvi dello sponsor del video di oggi, ovvero Gimme 5. Che cos'è Gimme 5? Si tratta di una sorta di salvadanaio digitale che ti aiuta a risparmiare partendo da piccolissime somme, quali 5 euro. È un validissimo alleato che sotto forma di applicazione ti aiuta nel momento in cui mi devi mettere da parte i soldi per partire alla volta il viaggio ai tuoi sogni che non vedi l'ora di fare ma stai aspettando che tutto si sistemi, oppure quando devi passare alla prossima macchina fotografica che tieni d'occhio da un po'. Si può risparmiare in maniera completamente automatizzata consentendo all'app di prelevare diretto dal vostro conto una somma che decidete voi ogni mese, che viene poi tenuta da parte, oppure si può fare in maniera manuale. Decidete voi quando e quanto mettere via. I soldi che mettete da parte ovviamente li potete ritirare quando volete, ma vengono sempre investiti. Vi lascio il link qua sotto per maggiori informazioni. E oltre a tutti i link vi lascio anche il mio codice Safari5 con il quale avete diritto a 5 euro di bonus. Mi sono informato parecchio prima di accettare questa collaborazione, quindi spero di avervi fatto scoprire qualcosa che possa aiutarvi in futuro a realizzare i vostri progetti. Grazie a Gimme 5 per avermi sostenuto e aver sostenuto il canale e i prossimi viaggi. Buona continuazione. Cioè, noi abbiamo preso il trullo fighissimo per fare la riunione, ma non l'ho ancora fatto vedere. Allora, andando dentro questo fantastico cunicolo, questa è la nostra stanza, dentro un trullo. È la prima volta che dormo in un trullo, raga, ed è molto umido. Molto bello, tra l'altro fuori ce n'è anche un altro, più antico, un po' più tradizionale, con gli scalini che vanno su a spirale, ci si può anche salire. Adesso chiedo se è possibile avere un pochino di sunset lover, perché sarebbe veramente il top ammirare il tramonto da là sopra. È arrivato il momento di farci una bella e salutare passeggiata sul mare, altrimenti cosa viene in Puglia a fare? Ma quanto sei morbido? Posso rubarti, per favore? Mi segue, mi vuole bene. Niente sunset lover purtroppo. Questo è il trullo dove dormiamo visto da fuori. Abbiamo fatto una bella passeggiata. Qualcuno vuole fare un po' di aperitivo con la pampanella? Così leggero? Io sono. Nick non beve però. Però se tu diversifichi poi ragazzi, Mastro Claudio ci ha preparato i moscardini. Rasce. Io spero siano buoni. Sono buoni. Ci mancava solo la grigliata, effettivamente. Cosa? Approvo. Puglia, mi mancherai anche stavolta. Già non ce la facevo più a mangiare, infatti mentre gli altri si scofanavano un bel poké io mi sono mangiato un gelato di pranzo. Adesso andiamo a fare un po' di spesa perché non si può tornare dalla Puglia a mani vuote e poi purtroppo ripartiamo. Sarà meglio fare il pieno. Spoiler, era il 1° maggio, quindi ho trovato tutti i negozi chiusi. L'idea era quella di fermarci in un posticino a metà strada, ma la furgo non ha reagito molto bene di fronte ad una salita abbastanza ripida e quindi ci siamo dovuti fermare e poi siamo scesi a motore spento per farlo raffreddare. Però fortunatamente siamo riusciti ad arrivare sani e salvi fino a Marotta, dove avevo prenotato una stanza in un hotel molto molto riviera adriatica. Al ristorante c'erano addirittura le penne alla vodka, ma abbiamo mangiato molto bene. La mattina dopo ci siamo accorti che dal balcone si vedeva addirittura il mare, molto azzurro, e si è alzato un vento della Madonna che in autostrada ha portato via lo sportellino, quello che copre la presa elettrica della furgo. Dallo specchietto ho visto che lo sportellino si era aperto, non ho fatto in tempo a spostarmi in una piazzola di sosta che è volato via e l'ho perso in autostrada. Rip.
sportellino. Comunque, risalendo, ci siamo fermati a visitare il bellissimo castello di Gradara. Io c'ero già stato qualche anno fa durante un viaggio in Apecar, però in quel caso non sapevo dove lasciare la mia roba e quindi non sono entrato. A sto giro siamo entrati, ma la visita non l'abbiamo potuta fare perché abbiamo scoperto che bisognava prenotare 24 ore prima l'ingresso. Noi 24 ore prima non sapevamo che ci saremmo fermati al castello di Gradara e quindi ci siamo accontentati di fare per soli 2 euro la camminata sulle mura, che devo dire li vale tutti perché il borgo dall'alto è veramente figo. Dopodiché tappa obbligatoria a Bologna per mangiare assieme a Cesare, Nelson e Tonno una bella cotoletta alla bolognese al tartufo. Solo a Bologna si mangia bene, avete capito, italiani bastardi. Io la tengo, eh. Oggi sono a Milano. Il giorno dopo dovevo andare a Milano per beccarmi con Marco Matarese al Puro Tattoo Studio, che si trova a 2 passi dalla stazione centrale. Lui, raga, è un artista del tatuaggio, veramente. Ha realizzato anche una delle sue opere su di me, quindi mi sono fatto tatuare da lui. Sono super gasato, andatelo a vedere su Instagram, vi lascio il link in descrizione. Fa delle cose pazzesche, cioè rimarrete senza parole. Tatuaggio fatto, ho preparato tutto il necessario per partire alla volta del prossimo viaggio. Infatti in questo momento mi trovo in un'isoletta in mezzo all'Atlantico. Di solito io sto sempre bene, oggi mi sento particolarmente a pezzi. Speriamo non sia nulla di grave. La febbre non ce l'ho. Verifichiamo di sentire ancora i sapori. Un bel Iran, bad batch. Oh, buono come sempre. Andiamo a fare il tampone. No. Oh, che bella scavata. Referto Balini Nicolò. Negativo, sì caro! È arrivato il risultato, sono negativo anche stavolta, quindi non soltanto stasera posso uscire, ma dopodomani posso partire per un nuovo viaggio. Alla fine la mia era soltanto suggestione, perché come avete visto sono risultato negativo, dato che non è che se tu ti senti poco bene un giorno vuol dire che sei necessariamente stato contagiato, però l'informazione ormai va soltanto in quel senso e quindi è normale essere preoccupati. Tutto è bene quel che risulta negativo e sono potuto partire per le isole Azzorre. Se mi seguite su Instagram già lo sapevate. Vi anticipo che ho registrato tantissimo materiale che finirà in un video che non so quando pubblicare. Sono un po' incasinato nelle prossime settimane, anche perché è in arrivo un nuovo viaggio. All'inizio del video vi ho promesso lo spoiler del prossimo viaggio. Ragazzi, sono super gasato perché ho appena prenotato per il prossimo viaggio. Oh. Un po' di Iran sul naso. Che bella questa emozione del prenotare il volo e sapere che a un certo punto partirai ma non hai organizzato nulla se non l'andata e il ritorno. E per ora sono anche da solo, nel senso non è una destinazione che si può raggiungere molto facilmente di questi tempi e quindi per ora non ho compagni di viaggio. Spero di trovarli da qui a quando partirò, altrimenti partirò in solitaria. Ovviamente vi porterò con me. Ragazzi, sono gasatissimo, non vedo l'ora del 1° di giugno perché partirò alla volta dell'Albania. È una vita che ci voglio tornare. Ebbene sì ragazzi, a distanza di tipo 3-4 anni torno finalmente in Albania e non vedevo l'ora perché è un sacco di tempo che cerco di organizzare questo viaggio, ma si è ficcato anche il Covid di mezzo e non sono più riuscito a partire. E sapendo che molti di voi che mi seguono sono albanesi, vivono in Albania, se volete farmi sapere un po' di consigli, cose da vedere, cose da mangiare, accetto tutti i vostri suggerimenti qua sotto tra i commenti. Per il resto spero tanto che il video vi sia piaciuto, mi auguro che state passando una bella giornata e come sempre vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e ci vediamo alla prossima avventura.